Ciao ragazzi, continua il nostro viaggio nella Sicilia orientale alla scoperta della Riviera dei Ciclopi. Oggi l'idea è quella di andare a visitare i dintorni di Catania e quindi vedere Aci Castello, Aci Trezza ed Aci Reale. E anche Santa Maria la Scala, un piccolo villaggio di pescatori un po' nascosto che scoprirete alla fine del video. Cominciamo il nostro giro dalla piccola cittadina di Aci Castello, che dista soltanto 9 km dal centro di Catania e dove l'attrazione principale, come potete immaginare, è quello che resta di questo castello che svetta su questa enorme roccia nera vulcanica che avremmo voluto visitare. Ma a quanto pare è chiuso. Ai piedi di questa rarità vulcanologica i turisti fanno il bagno e dalla piazza si può godere di una bellissima vista sui faraglioni di Aci Trezza, che è anche la nostra seconda tappa della giornata nella Riviera dei Ciclopi. Arrivati in questo borgo che si affaccia sul Mar Ionio, si notano immediatamente i faraglioni così caratteristici da ispirare Omero quando nel nono canto dell'Odissea racconta il mito di Polifemo, che dopo essere stato accecato da Ulisse gli scaglia addosso questi grandi massi per impedirne la fuga e che formano per l'appunto l'arcipelago delle isole dei Ciclopi e che volendo si possono anche vedere da più vicino con brevi escursioni in barche che partono dal porticciolo. Avremmo voluto visitare anche la casa del Nespolo, dove viveva la famiglia dei pescatori protagonisti del romanzo dei Malavoglia di Giovanni Verga, ma anche questo sito purtroppo era chiuso e quindi continuiamo il nostro giro verso la penultima tappa nella Riviera dei Ciclopi, Aci Reale. Qui abbiamo visto la bellissima cattedrale a Piazza Duomo nel centro storico, la cattedrale di Santa Maria Annunziata. Siamo saliti anche sul campanile attraverso scale un po' strettine a dire il vero. Ovviamente Barbara che sta facendo? Sta cercando di suonare la campana. E c'è un cartello enorme con scritto severamente vietato, però lei si diverte così, va bene. E dopo una breve sosta per ammirare il panorama dal campanile da cui si vede anche l'Etna e aver visto queste maschere isolate utilizzate durante forse il più antico e caratteristico carnevale della Sicilia. Magari forse verremo l'anno prossimo per fare un video sul carnevale di Aci Reale. Proseguiamo verso l'ultima tappa di oggi in questa Riviera dei Ciclopi, Santa Maria la Scala. Si tratta di un piccolo borgo marinaro poco distante da Aci Reale, che si può raggiungere anche a piedi attraverso una vecchia strada chiamata dagli acesi le Chiazzette, un sentiero naturalistico lungo circa 2 km all'interno della riserva naturale della Timpa, molto piacevole da percorrere con questi tornanti panoramici che si affacciano sul Mar Ionio. Al ritorno secondo me sarà un po' meno piacevole visto che sarà in salita. E arrivati a Santa Maria la Scala si ha come la sensazione che il tempo qui si sia fermato, con i ritmi lentissimi dei suoi poco più di 500 abitanti, che si prendono cura del loro piccolo paesino con le case colorate e i fichi d'India che crescono vicino al porticciolo, dove i pescatori rientrano dopo una giornata di pesca e dove si conclude anche questo nostro piccolo tour in giornata nella Riviera dei Ciclopi. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi il prossimo video sulla splendida Taormina e il Bar Vitelli a Savoca, dove sono state girate alcune scene di un film della saga del Padrino. E noi ci vediamo al prossimo video.